Biscottoni croccanti senza farina, ma com'è possibile? Oggi ve lo spiego. Prendo 250 g di ceci, i miei sono già cotti, quindi dal barattolo, li ho scolati e adesso li metto nel frullatore. Ora aggiungo 60 g di eritritolo, oppure se volete potete usare lo zucchero. Wow, i ceci dolci. Che cos'è che stiamo facendo, Diana? Oggi prepariamo i biscotti, i più buoni che tu abbia mai assaggiato. Addirittura. Vedrai. Ora chiudo e frullo. Andiamo a vedere la consistenza. Prendiamo un cucchiaino e spostiamo un po' il composto in modo che poi riusciamo a frullarlo uniformemente. Ok, ci siamo. A questo punto possiamo spostare questo composto in una ciotola. Beh, Diana, io i ceci solitamente li ho mangiati sempre o nell'insalata oppure, non so, nelle polpette senza carne. Però in versione dolce così non li ho mai mangiati, quindi sono proprio curioso di scoprire che cosa stai preparando. Lo so, ma vedrai quanto sono versatili i ceci, soprattutto nei dolci. Quindi sposto il composto nella ciotola. E ora aggiungo 60 g di burro di arachidi. Diana, in molti ci chiedono dove trovare il burro di arachidi. Allora, potete trovarlo nei supermercati, ormai tutti i supermercati grandi ce l'hanno il burro d'arachidi, oppure lo fate in casa. Dovete semplicemente prendere le arachidi e frullarle. Potete usare un frullatore con le lame S, come quello che avete visto nella ricetta di oggi. Frullate per un bel po' finché le arachidi non rilasciano il proprio olio e magicamente si formerà il burro d'arachidi. Semplicissimo. Aggiungo anche un cucchiaino di vaniglia, estratto di vaniglia, diamo una mescolata. Cioè tu vuoi dirmi che magicamente da questo impasto formeremo dei biscotti? Sì, ma non abbiamo finito, dobbiamo ancora aggiungere due ingredienti. Quindi ora aggiungo 50 g di farina di mandorle, anche qui potete frullare le mandorle in casa, un cucchiaino raso di lievito in polvere per dolci, mescoliamo il tutto. Beh, allora, devo dire che il profumo è promettente. Lo so, ma non abbiamo ancora finito. Mancano le gocce di cioccolato. Che non possono mai mancare. Esatto, e ne aggiungiamo 40 g. Ora rivestiamo con carta da forno la nostra teglia. Quanto è grande quella teglia, Diana? Non so, adesso la misuriamo. Prendi il metro. Ecco qua. Misuriamo con voi insieme. Allora, 35 per, vediamo, 25. Perfetto. 35 per 25, ma non importa che teglia usate per questa ricetta, tanto sono solo dei biscotti, quindi usate quella che avete in casa, non importa. Allora, mi sciacquo un attimo le mani e ora prendo un cucchiaio da gelato, ma se non ce l'avete non preoccupatevi, date la forma ai biscotti con le mani semplicemente. Io vado a bagnare il mio cucchiaio e poi prelevo del composto. Quindi stiamo facendo il gelato praticamente, il gelato di ceci. No. Quindi lo metto sulla teglia. Questi saranno dei biscottoni belli grandi, perché a noi piacciono così. Ma se voi li volete più piccoli, fateli più piccoli, non è un problema. E ora schiaccio l'impasto con le mani. E ora cuociamo i nostri biscotti nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Andiamo! I nostri biscotti, anzi biscottoni, sono pronti, ma prima di andare a vederli lasciate un mi piace al nostro video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci e noi vi promettiamo che saremo qui ogni giorno a condividere tante idee di ricette buonissime per voi, senza glutine, senza latte. E per tutti coloro che ce l'hanno chiesto, vi ricordo che il nostro libro di cucina con tante tante ricette buonissime, guardate qui che meraviglia, wow. Potete trovare in tutte le librerie oppure vi lasciamo il link qui sotto per acquistarlo online. Si chiama Zero Glutine, Zero Rinunce. Andiamo a vedere i biscotti? Subito. 3, 2, 1. No, vabbè, wow. Guarda che meraviglia.
Non ci credo che con i ceci abbiamo combinato questa ricetta qui. Ma adesso portiamo i biscotti a un livello successivo, al vero? Prossimo livello, perché andiamo a farcirli anche. Voi ovviamente potete lasciarli anche così se volete. Assolutamente sì, ma noi per fare le cose ancora più golose andiamo a farcirli. Quindi prendiamo della nocciolata, potete anche farla in casa se volete, con la nostra ricetta. E andiamo a farcire i biscottoni. Ovviamente non è obbligatorio farcirli per forza con la nocciolata, potete usare anche, non so, una crema fatta per esempio con il nostro formaggio spalmabile e poi reso dolce con delle gocce di cioccolato dentro, che ne anche. Pensi? Può essere una buona idea secondo me. Oppure, non so, scegliete voi come farcirli insomma. Tantararam, adesso mettiamo l'altro biscottone. Wow. Mamma mia. È venuto un hamburger di ceci praticamente. Un hamburger di ceci dolce, farcito in mezzo, no vabbè. E adesso facciamo anche gli altri. Wow. Che goduria, Diana. Niente, assaggiamo, dai, inutile aspettare. No, vabbè. Ma si sente anche la croccantezza. Mamma mia, sono pericolosi questi. Ma dove sono i ceci? Non li sento. Veramente? Wow. Hanno una bella consistenza. È incredibile. Non ci credo. Dai, dai un voto. Sincero però. 10 pieno. 10 pieno. Proprio pieno.